Devo dire che tanto sopra di me, non so se lo vedete, c'è proprio il tapiro di Striscia e io voglio cominciare da una denuncia che Striscia la Notizia ha fatto e che è un po' emblematica dello stato dell'arte, di chi dovrebbe controllare, no? Di chi punta l'indice, di chi fa il moralizzatore. Bene, è toccato a Striscia la Notizia e questa cosa, secondo me, avrebbe dovuto quantomeno avere una eco profonda, importante sugli organi di stampa. È toccato a Striscia la Notizia dimostrare che il bar dentro Agenzia delle Entrate praticamente non batte gli scontrini, accetta assolutamente soltanto il contante e se tu glielo fai notare ti menano. Come è capitato appunto all'inviato di Striscia Notizia. Questo fa il paio con quello che scriveva oggi La Verità, che riportava le chat interne dei membri del CTS, che loro stessi descrivevano il CTS e lo etichettavano con la parola mafia.